Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Dietro la Porta, gialli in bianco e nero. Io sono Lucia e come prima cosa vorrei scusarmi per la mia lunga assenza e ringraziarvi tutti per i tanti commenti che avete lasciato sotto i miei video precedenti. Io, come sapete, mi occupo di casi un po' dimenticati, di storie un po' indietro nel tempo, che non hanno avuto una soluzione da un punto di vista giudiziario e di cui forse si è parlato troppo poco. Da questo punto di vista è emblematico il caso di cui parleremo oggi. È un caso che è avvenuto nella mia regione, in Umbria, e precisamente a Città di Castello, che è una città non molto grande dell'Umbria, che si trova al confine con la Toscana, l'Emilia-Romagna, e le Marche non stanno troppo distanti. E è una città anche molto vivace da un punto di vista sia culturale che economico. Gli amanti del crime probabilmente ricorderanno un caso che si è svolto lì in quella zona alcuni anni fa, molti anni fa, è il caso della piccola Maria Geusa. Ma io di questo caso sinceramente non parlerò mai sul mio canale per una serie di motivi. Ve li elenco rapidamente. Io all'epoca avevo seguito la vicenda come giornalista e sinceramente sono stata tanto tanto male nel raccontare quella storia. Quindi lasciamolo da parte, non c'entra niente la piccola Maria. Questo caso è avvenuto addirittura molti anni prima, nel 1991. Perché dico che è un delitto dimenticato, un delitto di cui nessuno ha parlato se non per un brevissimo lasso di tempo, qui in Umbria poi? È un delitto che si è svolto in maniera strana e in più. Io, nonostante abbia cercato numerose fonti, eccetera, non sono riuscita a trovare una foto della vittima. Io quindi questa persona non so che viso abbia. Però la sua storia, secondo me, merita di essere raccontata. E oggi ve la racconto qui, in questa piccola pausa. Siamo appunto nel 1991, è luglio, il 10 luglio per la precisione, e siamo a Cerbara, che è una frazione della zona nord di Città di Castello, dove ci sono molte aziende, piccole industrie, è una frazione anche con grossi centri, un centro abitato di tutto rispetto. Non è lontanissima dal centro, perché come potete immaginare, le distanze in Umbria sono tutte molto limitate. È notte, sono circa le 2 e siamo nei pressi di un supermercato nella zona di Cervara. Ad un certo punto delle persone arrivano ed iniziano a sistemare il supermercato, a riassortire la merce e a fare le pulizie. Queste attività quotidiane, diciamo per questi addetti, vengono interrotte da alcuni rumori. Una serie di botte. Loro l'hanno definiti botti, quindi colpi di arma da fuoco che sentono, poi un rumore di una macchina che parte a fortissima velocità e poi il silenzio. Dopo circa pochi secondi, una donna che stava uscendo dal supermercato per andare a buttare la spazzatura vede un uomo ferito gravemente che si sta trascinando verso il supermercato per chiedere aiuto. Quell'uomo è Gabrio Crispoltoni, il titolare insieme ai suoi parenti del bar Il Coccodrillo, che si trova proprio nello stesso stabile, diciamo, del supermercato. Gabrio è ferito, è molto grave, si sta trascinando verso la donna per chiedere aiuto, ma quando la donna si avvicina, l'uomo muore.
Immediatamente questi addetti del supermercato chiamano i carabinieri e un'ambulanza per cercare di salvare la vita a Gabrio, ma sarà tutto troppo tardi. A Città di Castello è avvenuto un delitto terribile e inspiegabile. Una vera e propria esecuzione. Sono stati sparati, infatti, all'incirca una decina di colpi d'arma da fuoco, che la maggior parte dei quali ha raggiunto il barista, e sono stati trovati segni sul bancone e su alcuni oggetti che si trovavano all'interno del bar. Ma gli inquirenti arrivano subito e la prima cosa che pensano qual è? Omicidio a scopo di rapina. Già, perché il Coccodrillo era un bar che è tuttora aperto qui lì a Cerbara ed è gestito sempre dalla famiglia di Gabrio Crispoltoni. Era un locale che andava benissimo in quegli anni. Era un locale florido, era frequentato da tantissima gente e quindi si presumeva che l'incasso fosse abbastanza sostanzioso. Avvicinandosi al cadavere, però, i carabinieri gli trovano nelle tasche una somma di denaro di tutto rispetto. Entrano nel bar, aprono il cassetto della cassa e scoprono che dentro c'erano un paio di milioni di vecchie lire che rappresentavano l'incasso della giornata. Quindi la rapina sembra in un certo qual modo accantonata. Comunque, bisogna riuscire a capire perché questo barista ha fatto, purtroppo, la fine che ha fatto ed è stato vittima di un agguato. Cominciamo quindi a conoscere insieme anche noi Gabrio Crispoltoni. Gabrio Crispoltoni aveva 32 anni, era sposato e aveva due figli. Aveva un legame molto forte con la moglie e con i bambini e gestiva quel bar insieme ai cognati e alla sorella. Era un uomo ben voluto da tutti, tutti lo ricordano come sempre sorridente, sempre gentile, sempre pronto allo scherzo ed era un gran lavoratore. Tutti quanti lì a Città di Castello erano concordi nel dire che lui fosse una persona che viveva per quel bar che aveva aperto con tantissimi sacrifici. E quindi questa vita apparentemente specchiata, che cosa può nascondere? Non si sa. Gli inquirenti allora cominciano a lavorare scavando nel passato di Gabrio. L'unica cosa che scoprono è che aveva una passione per il biliardo, come ce l'hanno tutti, e che nel suo tutti, insomma, come l'avevano tante persone, specialmente nel 1991. E nel suo bar venivano organizzati dei tornei di biliardo, però il suo bar non era stato vittima di ritorsioni di qualche genere o che. Era un esercizio commerciale in cui tutti andavano. Vendeva anche giornali, tabacchi, il classico bar di paese che era il luogo di ritrovo di tante generazioni. Lui non aveva ombre, quindi il pubblico ministero per dirigere le indagini pensa immediatamente a rivolgersi verso l'attività economica. Prende i conti della società. Li fa analizzare ad alcuni suoi esperti, ma anche da questi conti non emerge nulla. Il bar, il Coccodrillo, era stato acquistato con sacrifici e mutui che però venivano costantemente risarciti. Non c'erano uscite particolari o entrate che facessero pensare ad altri giri. Ma come mai allora quest'uomo è stato ucciso all'interno del suo locale alle 2 di notte, mentre era solo pochi minuti prima della chiusura? È un bel rompicapo per gli investigatori. Passa del tempo, non si arriva purtroppo a nulla. Ma succede una cosa. A Città di Castello, nel 1992,
viene aperto il commissariato della Polizia di Stato. Fino a quel periodo c'era soltanto la locale stazione dei carabinieri, che era un piccolo comando locale. Quindi il pubblico ministero a questo punto si avvale anche di altri investigatori per lavorare su questo caso. E lì cominciano ad emergere alcune cose nuove. Emergono queste cose nuove, ma che però, secondo il PM, non sono sufficienti a portare avanti l'indagine. Tanto che nel 1993 decide di chiedere l'archiviazione. Il GIP Mattei che cosa fa? In un primo momento rinvia di un mese l'archiviazione, l'udienza di archiviazione. Poi si prende del tempo per esaminare le cose nuove che erano emerse. E che cosa era emerso? Erano emersi degli interessi economici che giravano comunque intorno al bar e di cui Crispoltoni poteva anche non essere perfettamente a conoscenza. Vengono fatti anche alcuni nomi, vengono individuati dei soggetti che però non erano stati debitamente attenzionati durante quelle indagini ufficiali iniziali, perlomeno. Quindi ci sono degli elementi nuovi su cui lavorare. Ci sono dei testimoni da risentire, degli alibi da cercare. Tutto questo viene fatto? Purtroppo no. Perché il pubblico ministero richiede l'archiviazione nuovamente e il GIP questa volta la concede. Così sulla storia di Gabrio Crispoltoni è calato un grosso sipario. Il caso non è mai stato riaperto. Ma siamo sicuri che a distanza di 30 anni le carte del fascicolo non contengano tutti gli elementi utili per una possibile riapertura al giorno d'oggi? Siamo sicuri che in quel fascicolo, come spesso accade, non si nasconda il nome del o degli assassini? Del resto, in mano abbiamo pochi elementi, che sono gli stessi che avevano gli agenti del commissariato e i carabinieri ancora prima, 31 anni fa. Abbiamo delle testimonianze che parlano di un uomo tranquillo, sereno, con una bella famiglia, con un lavoro avviato, con una vita specchiata. Altri amici che lo definiscono come un uomo che si è fatto da solo e che viveva per il lavoro e la famiglia. Poi abbiamo altre testimonianze, forse, attenzione, perché la sorella di Gabrio ha raccontato agli inquirenti di averlo visto strano nei 2 o 3 giorni precedenti il delitto. Andava in giro trasandato, cosa che non era da lui, aveva degli scatti d'ira, era distratto, tutte cose che erano diverse dal solito, ma non gli aveva mai voluto parlare di ciò che lo affliggeva, evidentemente. Lei non aveva fatto troppe domande e lui, a quelle poche che gli erano state fatte, non aveva risposto. Non è un elemento anche questo da poter rivedere volendo andare ad approfondire? E ancora, questi interessi economici che giravano attorno al bar, questi interessi economici che sappiamo esserci stati e che poi hanno portato al delitto. Che interessi sono? Non lo sappiamo, o meglio, probabilmente si trovano all'interno del fascicolo. Quindi sarebbe, a mio avviso, anche magari semplice, forse, rileggere le carte con la distanza della storia. Dalla cronaca alla storia, che è quella che permette di vedere le cose con un certo distacco. Comunque, al momento, nessuno ha mai ripreso in mano quel
quel polveroso fascicolo, quel faldone chiuso con i famosi laccetti che sta lì in procura e giace, quasi dimenticato. Togliamo pure il quasi, perché in tanti anni della storia di Gabrio non si è mai parlato in maniera approfondita. Io mi auguro che prima o poi tutti questi casi di cui parlo, questi casi di un'altra era, di prima del telefonino, possano venire ripresi in mano, perché un po' con le tecnologie di oggi, un po' con il distacco e con l'analisi, si può, secondo me, arrivare ad una soluzione. Bene, io con questo video ho terminato. Come vedete, non avevo tantissimi elementi, però sono grosso modo questi. Un barista gentile, un agguato nel cuore della notte, non a scopo di rapina, perché all'interno del bar non mancava una lira, né dell'incasso, né della somma che Crispoltoni aveva nel portafogli. Delle indagini fatte forse in maniera approfondita, ma non troppo, oppure che hanno tralasciato alcune piste importanti. E però non sono state approfondite. Quando queste piste importanti sono state approfondite, l'indagine è stata archiviata. Queste piste importanti, a mio avviso, fondamentalmente potrebbero riguardare anche i tornei di biliardo. Queste piste di cui Crispoltoni non, questi flussi di denaro di cui Crispoltoni non era perfettamente a conoscenza, a mio avviso, potrebbero riguardare proprio quella sfera lì. Comunque, io non sono un pubblico ministero, non sono un avvocato, sono soltanto un giornalista che ama raccontare storie. Quindi, questi sono gli elementi del giallo. Che ne dite se proviamo magari insieme a scriverci qualcosa nei commenti e a raccontarcela? Io per ora vi saluto, vi do appuntamento, spero a presto. Anche perché avendo risolto gli ultimi problemi di salute e avendo allestito finalmente una postazione quasi degna di questo nome, ho voglia di continuare a chiacchierare con voi. Un abbraccio a tutti, ciao!